principale voce economica di questa regione è la zootecnia. Che cosa sta facendo il governo in concreto? Mi riferisco a fondi per mancato guadagno, per le stalle che stanno ancora in fase di costruzione. Ma per quel che riguarda l'azione diretta nostra a livello nazionale, noi stiamo pagando quei contributi straordinari per il mancato reddito che avevamo settimane fa impostato. Siamo, credo, nell'ordine dei 7 milioni di euro per 1.300 aziende per quel che riguarda la Regione Marche. Stiamo andando avanti. Chiaro che noi possiamo intervenire in primis proprio con questi contributi straordinari per colmare il mancato reddito dei mesi scorsi. Poi naturalmente stiamo lavorando accanto alle istituzioni locali, alla Regione in primis e a tutti gli altri soggetti fondamentali per il tema più delicato, più difficile della ricostruzione, dell'uscita dall'emergenza. Credo che bisogna andare avanti con grande serietà, con grande tenacia, con grande impegno, sapere che abbiamo davanti ancora tanto lavoro da fare, ma passo passo queste, secondo me, queste innovazioni, questi passi, queste azioni si fanno nell'interesse e a salvaguardia di un'esperienza come quella agricola, agroalimentare marchigiana, che per noi è fondamentale. Ministro, una delle criticità è legata alla burocrazia che pesa ancora. Come governo pensate, come dire, di guardare a provvedimenti ulteriori che possono snellire i procedimenti? Ma questo tema di semplificare il più possibile, ovviamente, di costruire anche tutti gli elementi di controllo e di valutazione necessari alla trasparenza, alla massima informazione, è un tema aperto da sempre. Io credo che noi dobbiamo confermare anche oggi qui l'impegno a lavorare sul tema insieme alle istituzioni tutte e a fare sempre meglio. Questo lavoro non si fa, credo, con una norma sola o con un provvedimento solo, si fa nel lavoro quotidiano e nella sinergia massima possibile tra istituzioni e anche nel rapporto tra pubblico e privato. È una sfida per tutti, l'importante è non abbassare l'attenzione, non abbassare il livello anche di tensione a fare bene, a fare meglio. Il governo c'è, non ha mai mancato questo impegno e anzi, se siamo qui anche oggi è proprio per ribadire ancora una volta che su questo tema della ricostruzione, della prospettiva di questi territori e di queste comunità ci giochiamo un pezzo fondamentale di futuro del paese e quindi tutto quello che possiamo fare lo dobbiamo fare con la massima attenzione. Presidente, proviamo a raccontare qualche buona pratica per questo territorio, per l'imprenditoria, per tutta la regione. È una bellissima iniziativa quella di Fileni, che è un socco di attività che già svolge l'azienda con l'università, quello di finanziare in maniera stabile un laboratorio che sviluppa innovazione nei diversi settori che riguardano il packaging e la produzione delle carni del pollo per un obiettivo di crescita comune. Le imprese che fanno innovazione sono quelle che oggi riescono a competere, che si aprono spazi di mercati e che hanno futuro. Fileni questa cosa l'ha capita a tempo e riuscire a incardinare una politica così forte, trasformando un momento di difficoltà in una donazione a favore dell'Università di Camerino, un segnale molto importante. Camerino, oltretutto, ha reagito benissimo alle difficoltà, quest'anno con i suoi 700 iscritti in più dà un segnale molto forte all'intera regione, cioè dimostrando che chi ci crede, si impegna, lo fa con grande determinazione, può portare a casa risultati importanti anche in momenti difficilissimi. Le Marche spostano le Marche, va sempre bene. Sì, è un modo per dare un sostegno forte a questo territorio, ai giovani, a questa università e per cercare di fare progetti che siano progetti di valore, che siano progetti che il consumatore nelle Marche, ma in tutta Italia e perché no anche all'estero, possa sposare. Abbiamo deciso di sostenere l'Università di Camerino con un importo di 100.000 euro per quest'anno e poi, e non è un gesto di solidarietà e basta, proseguirà nel tempo, ma soprattutto è relativo alla costruzione di un laboratorio di innovazione dove i temi che verranno trattati sono le conservazioni delle carni, le cotture delle carni, i packaging sostenibili e quanto altro, insomma, tra studenti e azienda emergerà. Voi comunicate anche quello che sta succedendo qui a Camerino, sostenete questa campagna?
noi la comunichiamo attraverso voi, i media sono assolutamente partner, sono indispensabili in questo racconto e d'accordo con il Rettore abbiamo già nei mesi passati applicato un bollino sulle nostre confezioni in cui abbiamo riportato l'hashtag che Camerino ha scelto, il futuro non crolla, e appunto il sostegno a questa università. Continueremo ancora per un periodo perché secondo me è importante che i nostri consumatori, ovunque essi siano, piemontesi, lombardi, siciliani, sappiano che l'azienda è impegnata sia a fare dei buoni prodotti ma a crescere insieme al suo territorio. Allora Rettore, ancora le Marche, ancora l'Università, questo slogan che voi avete scelto davvero non crolla? No, non crolla, un'altra pagina molto importante di vita della nostra Università, dei nostri territori, in questo caso un rapporto di collaborazione fidelizzato con un'azienda che non ha bisogno di presentazione, un'azienda che ci affascina molto per lo stile lavorativo, di tradizione, di grandi produzioni, senza rinunciare alla qualità, senza mai rinunciare all'etica professionale e alla socialità. La Fileni Group. Sapete che da tempo ci impegniamo a collaborare con tutti quanti hanno voglia di crescere in maniera congiunta, pensiamo sia una importantissima priorità. Accanto alla priorità come azione strategica c'è la valorizzazione di quello che sappiamo fare, nel caso specifico la filiera delle carni. Mettendoci insieme siamo pronti a sfidare e a sfidare ogni tipo di competizione a livello nazionale e quantomeno europeo. Si chiama Smart Specializations dai documenti di programmazione europee. È un'esperienza che stiamo vivendo anche in altri settori, sapete tutta la questione della filiera del caffè, la concia delle pelli. In questo caso la specificità è un laboratorio, più laboratori di fatto, orientati alla vicinanza dell'università, accanto a tutti quanti i nostri colleghi si stanno occupando di questi argomenti. È un rapporto di collaborazione fidelizzato perché oramai sono anni che collaboriamo con il gruppo Fileni, però averlo strutturato evidentemente ci valorizza e valorizza tutto il nostro territorio.